Andiamola ad aprire subito. Pronti? La scatola è ben fatta e molto compatta, l'ho ordinata in mod 2, non so se riuscirete a vedere. Subito vediamo un foglio con delle cose scritte in cinese che non so cosa vogliono dire, ovviamente, un disco. Penso che sia un tutorial digitale, qualcosa del genere. Adesso l'apriamo. Siete pronti? Ho ordinato la versione arancione, c'era anche quella grigia, però non piace di più il colore arancione. Allora, vediamo subito, beh, la radio imballata e nuova proprio. Il cavo per il modulo di telemetria, la ricevente R10D, dopo farò degli zoom così vedete meglio, 10 canali. Questo componente serve a far tornare lo stick del gas al centro, di modo che per pilotare i quadrirotori o droni in genere. E questa qua è il modulo di telemetria. Adesso andiamo a vedere la radio in sé. L'odore della plastica cinese è una droga. Gli stick sono molto fluidi. Come vedete su questo monitor, adesso lo andremo ad accendere, su questo monitor saranno visibili la batteria del modello tramite il modulo di telemetria e altri parametri che rendono questa radio personalizzabile. Il tutto va alimentato da 8 batterie stilo, tipo AA. Ovviamente le batterie. Accendiamola. Subito nella parte frontale troviamo un cursore che serve a navigare nel menu in questo modo. Poi una ruota che ha lo stesso compito, che clicca anche. Poi il bottone, il pulsante mod, che serve ad entrare nei menu a personalizzare i vari comandi, e il pulsante end o esc. Qua da vicino possiamo vedere la ricevente. Qui troviamo i 10 canali, mentre in basso a destra i 10 pin, scusate, e in basso a destra troviamo il connettore per il modulo di telemetria, ovvero questo cavo che direttamente da qui andrà a connettersi a questo, che è il vero e proprio modulo. Qua ci sono due entrate, non ho ancora capito perché,
due entrate che andranno alla ricevente, mentre qui nella parte posteriore troviamo un connettore bilanciatore per le batterie LiPo. Noi non dobbiamo fare altro che connettere il modulo alla ricevente e connettere il cavo bilanciatore della nostra batteria LiPo. In questo modo visualizzeremo sul telecomando, sul radiocomando, il voltaggio del modello.